Mio marito è stata diagnosticata a luglio la sindrome odysplastica di tipo RCMD PSS INT2, sarebbe un'anemia refrattaria con citopenia plurilineare di grado intermedio 2, quindi con un certo rischio. Ha iniziato la terapia con azacitidina per 6 giorni al mese, però questo paziente è anche affetto da insufficienza renale in stadio avanzato in trattamento con eritropoietina con 40.000 unità a settimana. La domanda è: per quanto tempo deve fare questa terapia? Il paziente è un paziente di 80 anni. Io direi che questa domanda, al di là della peculiarità della clinica di questo paziente, un paziente insomma piuttosto anziano con una comorbidità importante, che è quella della insufficienza renale, la terapia con azacitidina va condotta, come si dice, finché si può, nel senso che dovrebbe essere protratta fino a quando o il paziente non è più in grado di tollerare perché compaiono degli effetti collaterali importanti, oppure fino a quando la malattia non dà segni di non risposta e quindi di una evoluzione verso una forma refrattaria al trattamento. Non c'è un termine secco definito di numero di cicli di azacitidina da fare. L'azacitidina è una terapia continuativa, si dice in genere fino a progressione o fino a intollerabilità.